Una squadra nuova di zecca, la Androni Sigma Sidermec, ha presentato mercoledì 16 febbraio in conferenza stampa i componenti della propria formazione corse. Nella bella cornice di Arona, il team formato da Gianni Savio ha svelato le carte e i nomi dei campioni pronti a conquistare importanti traguardi sulle due ruote a pedali. 18 corridori, 4 venezuelani, un colombiano, uno spagnolo, forti in salita e in volata, senza dimenticare fughe e pista. Insomma, un team completo che promette di emozionare i tanti fan. L'Androni Sigma Sidermec dunque cambia marcia e lo fa cominciando dalla bici, una Bianchi, un modello oltre, e confermando gli pneumatici Kenda, partner fondamentale. In attesa di ricevere l'invito ufficiale al Giro d'Italia, Marco Bellini, direttore tecnico del team, ha fatto il punto sulla squadra e sui materiali. Riteniamo di avere una squadra decisamente competitiva, abbiamo dei ciclisti che possono essere competitivi in tutti i tipi di percorso, abbiamo due ottimi velocisti, 4 corridori da corsa di un giorno, 4 corridori da corsa a tappe, diciamo che è un organico completo. Tutto questo è il secondo anno che Kenda è un nostro partner tecnico. Già la prima stagione abbiamo potuto godere degli ottimi prodotti che la Kenda ci fornisce. Proprio in questi giorni abbiamo studiato con Kenda un nuovo particolare per le strade bianche, useremo dei tubolari particolari per l'eroica alle strade bianche. Il supporto tecnico che la Kenda ci ha fornito l'altro anno è stato sicuramente indispensabile per l'alta qualità dei tecniche che hanno le nostre biciclette. Anche Roberto Ferrari, reduce da 2 vittorie al Tour de San Luis in Argentina, si è detto molto colpito dagli pneumatici Kenda. È la prima volta che utilizzo questo tipo di materiali e devo dirti la verità, li ho testati ovunque, perché li ho testati con 40 gradi in Argentina, col bagnato, con l'asciutto, col freddo della Calabria, con la pioggia, e devo dire che sono dei buonissimi componenti, insomma. Le motivazioni ci sono tante e insomma speriamo di affrontare la stagione al migliore dei modi. Adesso vengono degli appuntamenti importanti come la Milano-Sanremo e quindi ci teniamo a far bene e a ben figurare. Fin dalla prima corsa si è visto che siamo una squadra affiatata, ognuno ha i suoi compiti e questo dà morale e dà risultati.